Sì, grazie Presidente. Volevo sottolineare l'importanza del provvedimento che stiamo per votare, che quest'Aula sta per votare. Può sembrare un provvedimento banale perché è un debito fuori bilancio, ma è un debito fuori bilancio che ha un significato particolare perché va a rafforzare la posizione finanziaria dell'azienda Roma Metropolitana, un'azienda nella quale crediamo, che è stata in maniera, devo dire, molto importante, ma anche efficiente e puntuale, risistemata, risanata da parte dell'attuale amministratore unico, l'ingegner Pasquale Cialdini, e quindi questo debito fuori bilancio va chiaramente a sistemare, a rafforzare la situazione finanziaria dell'azienda, azienda in cui crediamo, azienda che sarà strategica per il futuro delle infrastrutture su ferro di questa città, metropolitane, ma anche tram, ma anche nodi di scambio. Quindi votiamo un documento importante in questo sentiero di risanamento di un'azienda che oggettivamente, me lo lasci dire Presidente, non avevamo trovato in ottima salute, ma nonostante questo ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo presi le nostre responsabilità, anche se magari derivavano da errori del passato, e ognuno per propria competenza, la Giunta e l'Aula oggi si assumono una responsabilità importante, ma per garantire il corretto proseguimento delle attività di questa azienda. Grazie.